Federico Botti, lei è? Coordinatore scientifico dei centri di educazione ambientale del Comune di Ecco, Terni. l'ho fatto dire a lei, almeno non ci Poi sbagliamo. Google. Ecco, che cosa succede alla Cascata delle Marmore in questo periodo natalizio, le chiedo. Allora, la Cascata delle Marmore è a sede del centro direzionale didattico appunto dei quattro centri di educazione ambientale del Comune di Terni. Ci troviamo all'interno della zona escursionistica e in particolare in prossimità del laghetto della biodiversità. Quest'anno abbiamo collaborato a mettere in campo una serie di attività per il Natale ed in particolare, diciamo, il tema è quello legato, chiamandolo la notte magica della cascata. Il tema comunque è sempre ovviamente a sfondo ambientale e con un tocco anche per avvicinare i più piccoli di magia. Quindi, come si sa, tradizionalmente la cascata è uno dei simboli, diciamo, anche della didattica che usiamo fare con i più piccoli. È l'ognefro, anzi forse gli ignefri, e quindi abbiamo incentrato anche parte delle visite escursionistiche su questa figura caratterizzante, diciamo, la didattica per i più piccoli. Quindi metteremo in campo una serie di attività diverse all'interno dell'area escursionistica. Sono in particolare la passeggiata lungo il sentiero 3, che tradizionalmente è quello dove si fa didattica e dove c'è la presenza di felci e muschi da poter osservare, insomma, da poter spiegare, dove ci sarà il villaggio degli ignefri, quindi una serie di casine illuminate che possono essere visitabili nel percorso. Dopodiché si arriverà nella serra, dove abbiamo messo in campo invece una serie di attività sempre a sfondo naturalistico, quindi sarà un po' di qualche sorpresa che non rilevo, non Certo. rivelo tutto. Comunque la serra è riscaldata e all'interno ci sono delle piante e una serie di attività che si possono svolgere. Poi abbiamo una mostra in prossimità del bookshop, dove ci sono dei gadget dedicati. E abbiamo degli eventi che cambiano nel corso dei diversi weekend per arrivare, diciamo, al massimo nel periodo che va dal 23 al 7 gennaio, dove si saranno messe in campo appunto tutte quante le esperienze pensate. E quindi mi auguro che ci possa essere una affluenza festosa, non chiassosa, perché il luogo comunque merita rispetto. Ci troviamo all'interno di una area protetta e quindi, diciamo, anche le attività sono state pensate in modo tale da poter essere sostenibili e compatibili con il luogo in cui ci troviamo, però credo che possa essere interessante per tutti. Spesso il Natale è anche confusionario, come dire, no? La città piena di luci, tutto molto bello. Io credo che nello spazio della cascata invece ci sarà l'occasione anche per trovare un contesto diverso a contatto con la natura e visitarla anche in periodi diversi da quelli abitudinali, diciamo, delle vacanze estive, invece in inverno sia una scelta interessante. Io ho avuto modo di fare la passeggiata in notturna e devo dire la sensazione è stata molto, molto piacevole. Ecco, a contatto con la natura, ma esperienze riservate soltanto ai piccoli oppure anche agli adulti? Tra l'altro, voglio dire, gli adulti dovranno accompagnare i piccoli, Certo. No, no? diciamo che è stato pensato un po' per tutte le età. È stata pensata per tutte le età, con un'attenzione per i più piccoli, però diciamo, il centro di educazione ambientale svolge normalmente, diciamo, durante tutto l'arco dell'anno, una didattica che è scaglionata per fasce d'età, sia quelle scolastiche che vanno dall'infanzia alla primaria, alla secondaria di primo grado, alla secondaria di secondo grado, ma i nostri operatori sono specializzati ciascuno nel proprio settore, dei grandi professionisti. Da naturalisti a botanici, a geologi, a zoologi, insomma, diciamo, c'è un'offerta che può abbracciare, come l'attività normalmente prevede, anche visite per persone che hanno età diverse da quelle, diciamo, dei ragazzi. È la prima edizione che vi aspettate in conclusione? Che risposta vi Ci aspettate? aspettiamo una risposta. Che vengano persone che siano capaci di apprezzare innanzitutto il contesto, ovviamente, e che ci sia rispetto dell'ambiente, del contesto naturale, che possa essere un'esperienza per vivere la cascata in maniera educata, anche in periodi, diciamo, fuori dal discorso estate, primavera o dalle semplici gite. E magari iniziare a vedere, soprattutto per chi è del comune di Terni che non paga il biglietto, vedere la cascata anche come un luogo da vivere in maniera diversa, con più frequenza, come se fosse un po' un parco urbano di prestigio. Un luogo Un bellissimo. luogo splendido. Grazie Botti. Grazie a lei.